delle tette di questa mano. Insomma, la vita reale veramente si mescola con quella virtuale, come avete visto i nostri, adesso non potevate riconoscere, ma in questo video c'eravamo tutti, c'era l'avatar di Caterina Rorro, c'ero io, il mio avatar, c'erano degli avatar dei nostri incubator, insomma, e c'erano delle giornaliste in carne ed ossa, ne cito una perché ricordo la Alessandra Iannello che si è fatta fare un avatar apposta per essere presente alla serata. Insomma, è stata un'esperienza sicuramente che ci ha insegnato qualcosa, che non bisogna assolutamente chiudersi alla tecnologia, ma piuttosto aprirsi a quelle che possono essere le nuove sperimentazioni, perché ricordiamo che il progresso è nato sempre dalla sperimentazione e quindi non c'è assolutamente futuro senza apertura mentale. Quindi questa serata abbiamo avuto anche stilisti addirittura di Second Life, ne cito alcuni, sembra Bianca Fulon, Zia Mela Lon e Digit Dark, stiliste straniere che sono venuti dagli Stati Uniti, che hanno voluto comunque sfruttare questa passerella virtuale e così, insomma, è stato un momento di gioia, perché quando nasce una cosa nuova, ecco, la gioia si sente insieme alla passione e insieme al talento. Io vorrei chiamare qui ancora una volta Fabio Canali per ringraziarlo veramente di quella che è stata il contributo della Lectra a tutta questa giornata e a tutto quello che loro stanno facendo per la Camera della Moda, che stanno insomma supportando in maniera molto forte, sia con un contributo insomma importante, impegnativo, economico, ma anche con appunto degli strumenti tecnologici che i ragazzi appunto dell'incubator stanno provando e quindi stanno cominciando a crescere insomma queste nuove generazioni con la tecnologia. Non è propaganda, ma veramente io ringrazio Fabio Canali e Caterina Rorro perché sono delle persone molto speciali e mi hanno dato l'opportunità di fare questa giornata oggi e di essere qui con voi ancora una volta. No, sarò brevissimo, visto che ormai lo stomaco stanno ululando, siamo vicini all'una e quindi siamo in orario. Ringrazio io Marina Garzoni per questo evento, perché penso che ormai negli anni stia diventando un punto di riferimento. Moda e tecnologia, Marina Garzoni è l'anima viva, l'anima che fa continuamente rinnovare questo evento e a dare, penso e spero, dei valori aggiunti importanti. Quindi ringrazio, chiedo un applauso per Marina, se lo merita. Mentre come Lectra vorrei concludere solo con un piccolo appunto. Oggi ho sentito parlare spesso, abbiamo avuto tante esperienze diverse, è stato bellissimo perché metterci a confronto con le grandi aziende, le piccole aziende, però ho sentito parlare di noi siamo piccoli, abbiamo piccoli problemi, non possiamo usare la tecnologia perché noi aziende piccole non abbiamo gli stessi problemi delle aziende grandi. Io non condivido tanto questo aspetto, io penso che qualunque azienda abbia un processo, abbia dei problemi
e abbia necessità in questo momento della tecnologia per competere. Possono essere grandi o piccoli progetti, ma restano sempre progetti tecnologici. Questo penso che sia un messaggio importante che tutti noi dobbiamo tenere dentro di noi. Oggi la tecnologia è fondamentale per competere in questo scenario e senza la tecnologia, conosco sconfronto con i miei colleghi in tutto il mondo, vi posso garantire che il Made in Italy è importante, è ancora riconosciuto, ma dobbiamo continuamente guardare quello che fanno gli altri, non fermarci su questo, perché sennò sarebbe essere troppo tardi. E vi finisco con una piccola provocazione, ma è il nostro motto: quello che abbiamo visto oggi di tecnologia è già passato. Noi di Lettra stiamo già pensando al futuro e stiamo già pensando ad altre cose più importanti ed ancora cose che forse oggi non possiamo annunciare, ma che rivoluzionano ancora molto di più la vostra vita e la vostra gestione quotidiana. Bene, allora ci saranno prossimi appuntamenti dai quali parlarne. Grazie, Fabio. Grazie. Bene, penso che possiamo concludere qui. Io vi ringrazio tantissimo, come vedete siamo stati puntuali, è l'una, quindi siamo riusciti nonostante tutti i nostri ospiti.